Buona domenica, gentili telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Iniziamo subito e parliamo dell'attività del CORICOM Piemonte, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, attività che nel 2023 è stata intensa. Sentiamo. Il CORICOM Piemonte si conferma un organo vicino ai cittadini grazie alle sue molteplici attività. Avvocato Alessia Caserio, vicepresidente CORICOM Piemonte. Come CORICOM Piemonte siamo molto soddisfatti di come è andato questo 2023 per quanto riguarda i contenziosi relativi alle controversie che sorgono tra gli utenti e gli operatori di telefonia e di pay TV. Abbiamo registrato una leggera flessione delle istanze di conciliazione e di definizione, ma ciò nonostante il CORICOM Piemonte è riuscito a restituire ben 1,5 milioni di euro ai cittadini piemontesi tra rimborsi e storni. Questo è un dato assolutamente significativo che conferma ancora una volta l'ottimo lavoro che viene svolto attraverso la piattaforma Concilia Web, che è sicuramente uno strumento innovativo introdotto ormai da qualche anno e che ancora una volta dimostra come sia una strada assolutamente efficace e utile per tutti i cittadini rispetto magari al contenzioso ordinario, che ha sicuramente dei costi e dei tempi molto più lunghi rispetto a quelli che possiamo garantire invece noi come CORICOM Piemonte. In particolare nell'anno 2023 abbiamo registrato un totale di oltre 4.500 istanze di contenzioso, di cui l'8% sono domande di definizione. Molteplici sono state anche le richieste per l'attivazione delle procedure d'urgenza proprio nei casi di servizio sospeso, anche qua parliamo di oltre 470 domande presentate al CORICOM, di cui poi 100 si sono risolti con dei provvedimenti temporanei, mentre fortunatamente ben 373 sono state richieste immediatamente accolte e soddisfatte con la immediata riattivazione direttamente dall'operatore. Avvocato Marco Briamonte, commissario CORICOM Piemonte. Anche quest'anno il CORICOM Piemonte ha svolto tantissime attività di particolare rilevanza. Possiamo sottolineare ad esempio l'accordo che è stato raggiunto con il Garante per la Privacy tramite la redazione di un protocollo d'intesa che porterà a futuri sviluppi di collaborazione tra i due enti. Grande successo continua a riscuotere i programmi dell'accesso che sono appunto promossi e selezionati dal CORICOM Piemonte. Particolare anche l'attività del ROC, il registro degli operatori che appunto agiscono nel settore audiovisivo e radiofonico. Insomma, le attività sono veramente tante. Visto che si avvicina un momento particolare, quale quello delle elezioni che saranno nel prossimo mese di giugno, si è pensato anche e soprattutto di dar corpo, di dar forma a due vademecum, uno indirizzato alle istituzioni, l'altro invece indirizzato ai soggetti politici, a tutti gli operatori dei servizi audiovisivi e radiofonici, proprio per cercare di rendere chiare ed evidenti tutte le norme, tutte le regole relative alla par condicio, ciò per prevenire qualsiasi tipo di equivoco nell'espressione sia da parte degli enti istituzionali sia da parte degli altri soggetti che ho citato, proprio per cercare di fare in modo che la massima imparzialità sia osservata da tutti questi soggetti. Il problema dei passaporti si sente anche nel Vercellese, dove si organizzano giorni speciali e la questura diffonde le nuove modalità di richiesta. Quindi sentiamo i dettagli nel prossimo servizio. Il 6 aprile scorso la questura di Vercelli ha organizzato un'apertura straordinaria per la ricezione delle istanze di rilascio dei passaporti per far fronte alla problematica diffusa a livello nazionale. Presso un analogo open day verrà organizzato anche in Valsesia, dove funziona un apposito ufficio presso la polizia di Varallo. Con l'occasione la questura rende noto che dal 25 marzo 2024 sono cambiate le modalità di prenotazione dell'appuntamento per il rilascio del passaporto. Accanto all'agenda originaria è infatti ora attiva anche l'agenda prioritaria, riservata esclusivamente ai cittadini residenti in provincia di Vercelli che hanno necessità di ottenere il passaporto entro 30 giorni per comprovate e documentate necessità. Per avere tutte le informazioni occorre collegarsi al sito passaportoonline.poliziadistato.it accedendo con lo SPID o con la carta d'identità elettronica. Il cittadino
cittadino ammesso alla prenotazione prioritaria dovrà poi presentarsi in questura con le attestazioni delle reali necessità che giustifichino il rilascio del passaporto in 30 giorni, in assenza delle quali non si potrà usufruire del servizio. È anche possibile avere il passaporto in 15 giorni, per casi eccezionali. Le info si possono avere sempre sulla pagina dedicata all'agenda prioritaria. L'ufficio passaporti della questura di Vercelli è contattabile dal lunedì al venerdì, ogni giorno dunque, dalle 12.30 alle 13.30. Il numero da chiamare è 0161 2255 46. Inaugurato a Novara il nuovo pulmino attrezzato per gli sportivi diversamente abili. Il pulmino non solo offrirà un mezzo di trasporto sicuro e confortevole, ma consentirà alle squadre di atleti diversamente abili della nostra città di partecipare attivamente alle loro attività sportive preferite. Inaugurato oggi il nuovo pulmino che servirà a ben 3 società per il trasporto di disabili. Sono veramente contento e orgoglioso perché Novara sta dimostrando di proprio centrare tra i nostri obiettivi. Uno dei vari obiettivi è proprio quello dell'inclusione, di aumentare e di fare progetti sull'inclusione. Ricordiamo che Regione Piemonte è stata la prima regione europea dello sport in cui ha basato tanto sullo sport, e questi fondi arrivano non a caso. Ha voluto premiare anche Regione Piemonte le varie città che negli anni hanno avuto il titolo e avranno il titolo. L'assessore insieme al sindaco hanno sicuramente avuto l'intuizione di promuovere la propria città. Il fatto di aver partecipato a un bando per la disabilità, per lo sport inclusivo, veramente va nella direzione giusta ed è il motivo per cui siamo orgogliosi di dare i titoli a città come Novara, che stanno dimostrando di credere in quello che stanno facendo. Il titolo è un premio che noi diamo e Novara lo sta prendendo tutto e sta dimostrando di crederci veramente nello sport, che è la base di una società. Ed ora ascoltiamo Daniele Colognesi, presidente della Ticinia, una delle 3 società sportive che usufruirà dei servizi del nuovo pulmino. Questo bellissimo pulmino da oggi aiuterà sia la vostra società sia altre 2 società novaresi. Siamo qua a inaugurare il pulmino che il Comune ha messo a disposizione. Quello che possiamo fare è ringraziare l'amministrazione per insomma, la possibilità che dà a queste 3 società di utilizzarlo. E con un calendario prestabilito ogni società ha la possibilità di usarlo per le proprie trasferte, ed è insomma un grosso aiuto perché i trasporti sono uno dei problemi diciamo più grandi a cui andiamo incontro, dunque sicuramente è una cosa molto positiva e ripeto, ringraziamo l'amministrazione e chi ha permesso insomma questa cosa. Tra l'altro è perfetto soprattutto per chi è in carrozzina. Sì, la mia società non ha atleti che hanno questo bisogno, però giustamente è stato pensato per qualsiasi tipo di disabilità. Le società sono la Ticinia, la mia, e la SH e la San Giacomo per il Baskin. Impresa della Igor Volley Novara di Lorenzo Bernardi, che mercoledì sera in un pala Igor sold out ha battuto al tie break Conegliano in gara 2 di semifinale playoff scudetto. Sabato prossimo in Veneto è in programma la decisiva gara 3. La Igor Volley Novara di Lorenzo Bernardi compie una vera e propria impresa e porta a gara 3 la serie di semifinali con Conegliano, superando le venete alla tie-break in un pala Igor sold out e interrompendo così una striscia positiva di 45 successi consecutivi delle gialloblu di Daniele Santarelli, campionesse d'Italia in carica. Top scorer del match, l'azzurra Marina Markova, che ha vinto in volata il duello con la pari ruolo Isabelle Hack. 25-17, 25-23, 17-25, 14-25, 15-12 i parziali. Penso che era un qualche cosa che si meritavano prima di tutto le giocatrici, poi tutta la nostra società, gli sponsor, Novara, la città di Novara, tutti i tifosi che questa sera ci hanno spinto molto verso quello che sembrava un qualche cosa di impossibile. Però siamo riusciti a concretizzarlo perché, come ripeto, penso che sia stata una vittoria di cuore, di testa, di determinazione. Affrontare una squadra così vi garantisco che
dopo la partita di domenica a Treviso gliel'ho detto ai miei, io so cosa vuol dire perché ho giocato nelle squadre che quando venivano a giocare contro non ce n'era per nessuno e ti senti frustrato, le ragazze sono state bravissime perché hanno saputo cancellare, resettare, recuperare quel poco di energia che c'era da recuperare per poi metterle in campo, poi con questo non è detto che sarebbe stato sufficiente, però era quello che ci eravamo promessi e penso che, come ripeto, è un giusto tributo alle giocatrici, alla città, agli sponsor, a tutti quelli che, a tutto il mio staff, a tutti coloro che non si vedono ma lavorano dietro le quinte per mettermi a disposizione le giocatrici nel miglior modo possibile tutto, e quindi penso che sia corretto che questa sia una grande festa. Grande successo per la sesta edizione di Cavalli e Motori. Ritorna questa bellissima manifestazione. Sì, Cavalli e Motore alla sesta edizione e questo connubio tra cavalli meccanici e cavalli naturali, perché comunque i cavalli naturali accompagnano l'umanità da 4.000 anni e continueranno a accompagnarla e sono stati parzialmente sostituiti dai cavalli meccanici che ne hanno ereditato il fascino e la potenza. Però non vogliamo rinunciare alla bellezza della natura, per cui viva i cavalli sportivi, viva i cavalli che sono grandi compagni di vita, di gioco e di sport degli uomini. Ormai da qualche anno che venite allo Sporting Club a Monterosa per l'evento Cavalli e Motori con le vostre macchine d'epoca. Beh, direi che per noi è diventata una tradizione molto piacevole, molto sentita nel nostro club, perché questa unione fra i cavalli e i motori che hanno dei cavalli, non naturalmente con i muscoli, è un'unione che veramente è di gran pregio e è accattivante. Il vostro club quanti soci conta? Beh, l'anno scorso abbiamo superato i 700 soci e quest'anno ci stiamo quasi avvicinando a questa cifra e speriamo di superarla, di superare gli 800. La vostra sede dov'è? La nostra sede è una sede nuovissima che abbiamo proprio acquistato quest'anno, e a Novara naturalmente, al villaggio dell'artigianato, quello detto Tetti Verdi, in via delle Fioraie 15. Appuntamento all'anno prossimo! Certo, speriamo proprio. Ed ora parliamo della scherma, lo sport dove tanti vercellesi si sono distinti. Sarà protagonista a Vercelli tra il 20 ed il 21 aprile con due tornei molto importanti ed un notevole movimento di persone. Il 20 e 21 aprile arriverà a Vercelli la manifestazione Primavera di Scherma 2024, con l'arrivo in città di 5.000 atleti, tecnici, addetti ai lavori, accompagnatori e spettatori. La Federazione Italiana Scherma, di cui Vercelli è City Partner, ha infatti assegnato alla Sala d'Armi di Via Massaua l'organizzazione di due importanti gare del circuito nazionale ed internazionale e precisamente la seconda prova nazionale Under 14 di spada Grand Prix Kinder Joy of Moving, che si terrà il 20 e 21 aprile, e poi il 56esimo trofeo Marcello e Franco Bertinetti, torneo internazionale di spada a squadre miste, che si terrà il 21 aprile. I numeri delle manifestazioni sono notevoli, si parla di circa 1.500 atleti, 50 pedane, 60 arbitri, 300 tecnici e 3.000 accompagnatori. C'è molta attesa intorno agli spadisti vercellesi, in particolare i maschi, che si sono classificati ottavi su 78 squadre nelle recenti competizioni di Bolzano. Da segnalare che nella giornata di sabato 20 aprile il comitato organizzatore metterà a disposizione spazi e istruttori per tutti i ragazzini vercellesi di età compresa fra i 5 e i 14 anni che vorranno provare gratuitamente lo sport della scherma per avvicinarli a questo sport che da oltre 100 anni è eccellenza vercellese. Ed ora la rubrica di Cook-up. Incontriamo anche la neve salendo a Monte Leone di Spoleto per rintracciare quella che è la nonna della carbonara, ovvero gli strascinati fatti con soffritto di salsiccia, uova frullate e grasso e magro di maiale, una ricetta già scritta nel 1931 sulla guida del Touring Club che smentisce la tesi di un'invenzione americana. Le origini della carbonara ci portano quindi in Umbria, in un paese dove gli strascinati sono ancora oggi tramandati nei menù. Noi abbiamo scelto quelli buonissimi di Piera di Crescenzio e del suo Colle del Capitano. Fanno con il guanciale, la salsiccia, pecorino e le uova.
e la pasta fatta in casa. Procedimento: si taglia il guanciale, si sgretola la salsiccia, si fa soffriggere, quando è bella soffritta si aspetta che la pasta è cotta, si butta giù la pasta e si mettono le uova sbattute con il pecorino e il pepe, il sale, e poi si mettono nella pentola e si amalgamano. E così il piatto è pronto e buon appetito. Con questo piatto ricco di ingredienti potenti abbiniamo una bollicina umbra di Spoleto fatta da Sangiovese, che è pelo rosso dell'azienda Cantina Ninni. È ottenuto da uve sangiovese rifermentate in bottiglia, anzi sostanzialmente la fermentazione non si arresta mai perché è un metodo ancestrale. Iniziamo da un volume che apre le porte dell'abbazia di Mont Saint-Michel e in particolare la cucina del monastero delle suore di Gerusalemme. L'Ippocampo pubblica A tavola con le sorelle di Laurence d'Outilly, un libro di cucina che è anche un volume imperdibile per chi è affascinato dalla bellezza dell'isola nel nord della Francia, affacciata sui prati salati che grazie alle maree è periodicamente circondata dal mare. Le foto sono bellissime, tra natura, storia e cibo. La letteratura in cucina, ricette per chi ama leggere e mangiare bene, con i testi di Giulia Ceirà e le illustrazioni di Lidia Zirutto, editore Oppi Polla. Un libro che indaga il dietro le quinte del cibo. Del cibo dei libri, anzi, per dirla con un gioco di parole. Tra la zuppa di vongole di Moby Dick e il tacchino ripieno di piccole donne ci sono anche le Madeleine della ricerca del tempo perduto. In tutto ben 30 ricette, molto ben illustrate con precisi richiami ai loro testi letterari che spaziano tra classici e contemporanei. E termina con questo servizio questa edizione del nostro telegiornale. Non mi rimane altro che augurare a tutti quanti voi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.